forze politiche stamattina che sono qui presenti, di associazioni, di movimenti, e ringrazio in particolar modo il portavoce responsabile regionale dell'MPA, professor Gavino Nuzzo, al capogruppo MPA Regione Campania, onorevole Angelo Marini, che è sempre presente insieme a Nuzzo qui a Castellammare, al consigliere comunale dell'MPA di Napoli, avvocato Stefano Palumba. Permettetemi di fare un saluto affettuoso all'amico mio Pippo Reina, sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti, che con la sua costante presenza negli ultimi mesi, sia in Campania sia a Castellammare, ha dato e sta dando un grosso contributo di crescita in Campania e pure a Castellammare al nostro movimento. Noi per questo ti ringraziamo tutti quanti, Pippo. Il movimento nostro che da un anno si è messo al lavoro per il territorio, per una crescita della classe dirigente, giovane, per un punto di riferimento a quanti di loro si erano allontanati dalla politica. Come dicevo prima, da un anno questo movimento si è confrontato con la città, con grandi tematiche, riguardanti l'ambiente, le acque, l'urbanistica. Abbiamo fatto un sacco di seminari, Ecco, al nostro primo posto è stato sempre il territorio, lo sviluppo. E non ultimo l'elezione di politica, voluta dai giovani del nostro movimento. 5 elezioni di politica, hanno trattato vari temi. Sono servite pure a me, perché noi dobbiamo essere uni a queste cose. In ultimo il tesseramento, conclusosi il 30 settembre. Ne vado orgoglioso, sapete perché? C'è stata una grande partecipazione all'iscrizione da parte di giovani e giovani, che hanno trovato veramente il nostro movimento una grande partecipazione. Questo è il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni, io e il nostro gruppo dirigente che mi hanno collaborato. Ecco, caro Pippo, il lavoro non è stato vano, ma c'è un movimento di grande salute che fa avvicinare la gente alla politica, in un momento veramente molto delicato e critico che sta vivendo il nostro paese. A Castellammare l'MPA è vicino ai lavoratori della Fincantieri, dell'Avis, di Stabia Porto, degli ex vigilini, ai termali, alle cooperative sociali, a tutto il mondo del lavoro. La nostra conferenza programmatica tratta la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, specie in risposta ai tanti giovani costretti alla inattività. Questo non significa che ignoriamo i problemi delle strutture in crisi, ma è chiaro che la difesa dei posti di lavoro esistenti non è una scelta, ma un dovere, quello di mantenerli. Cosa importante però è anche l'effetto che l'MPA ha sulla politica stabiese. La nostra comparsa ha creato scompiglio a sinistra e sorrisi a destra. Non potevamo passare inosservati, per un solo motivo. Noi stiamo con la gente e con le persone. Da sempre questo è il nostro modo di fare politica, è del nostro gruppo. Noi non siamo meteore che illuminano il cielo in periodo di campagna elettorale e poi lasciano il buio di una notte senza la luna, finite le elezioni. Noi siamo sempre presenti. L'MPA oggi è l'unico partito a Castellammare che ha mantenuto attiva la sua presenza con un lavoro politico sul territorio e con la gente. L'MPA non lavora solo per i suoi iscritti. Come sempre siamo stati e saremo aperti alle richieste dei cittadini stabiesi che hanno fiducia in noi e che non ritengono di prendere una tessera di partito. Noi siamo, come nostra visione politica, aperti alle persone e al territorio. Le esigenze sono molte e troppe e non trovano a chi sottoporre i propri problemi. Noi vogliamo essere i loro portavoce, vogliamo difendere i diritti di coloro che non trovano orecchie disposte neanche ad ascoltare. Noi siamo la gente è la nostra forza. L'MPA Castellammare di Stabia è stato il punto di arrivo di un gruppo che non condivideva più la degenerazione politica della sinistra stabiese. La lotta alle persone, e io lo so qualcosa, ho avuto proprio sulla mia pelle, una concezione del potere che nel termine democrazia aveva conservato solo l'ortografia, ci portò ad aderire all'MPA, un movimento nel quale le scelte territoriali e locali sono assunte in piena autonomia, senza imposizioni
ostracismi, dando un senso concreto alla parola democrazia. Nella nostra autonomia abbiamo scelto un percorso, una collocazione apposta alla sinistra, che a Castellammare è stata la madre di tutte le delusioni. In campagna elettorale, per sconvincere la sinistra al primo turno, abbiamo scelto di dare il nostro appoggio al candidato Bobbio, e il nostro impegno si è tradotto in voti, dico in voti, che hanno contribuito in modo determinante ad eleggere il sindaco Bobbio, senza dover ricorrere al ballottaggio. Ciò che ci legava alla nuova amministrazione era, da una parte, il rispetto del programma che avevamo contribuito ad elaborare e che ci impegnava nei confronti dei cittadini, e dall'altra un accordo di attiva partecipazione. Dopo i primi atti del nuovo sindaco e della nuova giunta, ciò che ci ha legato è rimasto il solo programma, e nella nostra autonomia non abbiamo condiviso né le scelte operative né il modo di affrontare i problemi. Non avevamo porzioni di torte da chiedere o da difendere, ma i criteri gestionali non coincidevano con il nostro modo di far politica, e quindi ci siamo resi indipendenti dall'operato del governo della città, formalizzando un nostro appoggio solo esterno alla maggioranza e rifiutando di assumere il ruolo di gestione. Il nostro appoggio esterno è stato svolto in piena coscienza e in realtà evidenziando, quando del caso, gli atti che non condividevamo. L'impegno con i nostri elettori e con i nostri iscritti qui a Castellammare era ed è il rispetto e l'attuazione del programma. Questa conferenza programmatica è l'estrinsecazione del nostro modo di far politica, e in questo caso fa emergere concreti punti e chiare scelte che hanno come obiettivo il lavoro. Non riteniamo di essere i depositari della realtà e della verità, e le nostre proposte è politicamente giusto che vadano a verifica, ma l'obiettivo importante è che il programma deve in ogni caso essere posto in fase di realizzazione. Oggi però non è più come ieri. Le nostre proposte di soluzione, la nostra visione di poter realizzare ciò che non solo da noi è stato promesso agli stabiesi, potrebbe diventare un preciso spartiacque tra noi e l'amministrazione Bobbio. Il sindaco Bobbio è presente ed è qui con noi. Le incomprensioni, o ancor più la non condivisione sul modo di far politica oggi, ci impongono una scelta chiara nel rispetto dei nostri elettori. O la maggioranza che determinò la vittoria elettorale trova i principi che ne determinarono il successo e si ricompatta, impegnandosi nella realizzazione del programma con chiari atti gestionali e con scelte qualificanti, oppure l'MPA, dall'appoggio esterno attuale all'attuale governo cittadino, in posizione critica ma collaborativa, passa ad un ruolo di opposizione. Sicuramente la sinistra non sarà la nostra sponda di arrivo, e la nostra opposizione non sarà sterile espressione di vigore per una sconfitta non digerita. L'MPA, centro moderato, diventerà il nucleo aggregante di un terzo polo tra forza di governo della città ed opposizione di sinistra. L'opposizione dell'MPA, mentre ci darà forza politica completamente autonoma nel pungolare la maggioranza, mettendola di fronte a quelle inconcludenze che pur rileviamo, ci svincolerà dagli accordi assunti in campagna elettorale. La nostra linea politica in questa fase della vita cittadina è sempre e solo il rispetto degli impegni assunti con i nostri iscritti e con tutta la città. Io vi ringrazio tutti quanti voi. Buongiorno e buon proseguimento.